Salve a tutti, sono ancora io, evviva. Ora vorremmo mostrarvi un'altra collezione della Tana. Un capitolo che a me piace tanto. Ora iniziamo, ovvero il primo Resident Evil, però c'è anche una bella sorpresa. Il Resident Evil Director's Cut. Perché ve li sto mostrando? Perché ci sono delle differenze. Il primo, come possiamo vedere, ha la storia canonica. I filmati sono in bianco e nero, non ci sono alcune scene tagliate e non ci sono certe angolazioni che nel gioco, nel Director's Cut, invece sono presenti. Ovviamente gioco totalmente in inglese, la qualità è molto più alta nel Director's Cut. E nel Director's Cut possiamo anche vedere la Trial Edition del Resident Evil 2. Io la chiamo Trial Edition perché tanto... Vabbè, comunque... c'è anche da dire che nel Director's Cut la morte di Joseph... no, Forrest, No, giusto? Giuseppe. Joseph, scusate. Mi confondo. È molto più violenta rispetto a questa qui della prima versione. Ovviamente lui c'ha la versione per PC, io Sì. invece a casa mia c'ho l'altra versione, quella PlayStation, dove la copertina dell'uno è uguale a questa e non questa, infatti le copertine sono molto più diverse. Apriamo prima quella per PC. Ovviamente al tempo era vietata ai minori di 15 anni. Come possiamo notare, qua c'è il libretto, è uguale come quello per il... Tanto di dimensioni più grosse. Sì. Bianco e nero. Qua c'è il bello zombie. Questa è la... Quella della versione per PC No, che è diversa. è più figa quella per il PC. Totalmente quasi nuovo. Qualche graffiatura c'è, ma purtroppo il PC graffia i disti. Soprattutto i lettori di una volta. Al tempo Resident Evil era, diciamo, una novità, perché racchiudeva alcuni sistemi di gioco, tra cui anche si sono ispirati molto anche a Doom, all'altro come si chiamava? Dalla Lunita Alla Dark. Lonely Dark per via della villa, e quindi al tempo faceva molta paura. Chi ha avuto la possibilità di prenderlo quando era ancora bambino sa che si cagava sotto. Ah no, questo è Director's Cut. Inoltre c'è da dire anche che, vabbè, la versione Director's Cut è la modalità avanzato, dove praticamente lì c'è proprio un cambio totale anche per quanto riguarda i costumi anche. Sì, è Soprattutto i vero. costumi iniziali e principalmente l'arma iniziale che possiede Jill e Chris, che è praticamente sempre la medesima beretta, fatta diversamente perché permette anche colpi critici pazzeschi, anche perché c'è da ricordare che nel Director's Cut sono presenti più zombie e sono decisamente più aggressivi e E fanno corrono. parecchio danno e corrono. E corrono molto velocemente. Esatto, quindi, e inoltre anche la disposizione degli oggetti è messa anche diversamente. Facciamo anche un esempio pratico. Per quanto riguarda anche la chiave armatura, non la si troverà di certo al piano terreno dove c'era la pianta che bisognava avvelenare, ma ce l'aveva direttamente Forrest all'ultimo piano Forrest. E qua praticamente Forrest, che era stato beccato dagli zombie, come voi ben sapete, si rialzerà nella versione Director's Cut e sarà anche piuttosto difficile da far fuori. C'è anche la cosa delle pietre che sono in una maniera Sì, le pietre, i simboli della luna, della del stella, sole. addirittura la versione della luna è spezzettata, mentre la versione del sole è giusta e insomma saranno disposte in maniera diversa. Quindi io vi consiglio una cosa, se siete le prime armi, non usate mai Chris, usate sempre Jill, ma anche nella versione normale perché vi fate tante di quelle figure di E merda. specialmente se non siete esperti, non fate all'inizio la Director's Cut perché è veramente difficile, Difficile. vi farebbe soltanto incazzare. Incavolare.//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 
E inoltre sono anche presenti più cani, insomma. Ah, pure. Perché poi sì, esattamente, quindi non è di certo una cosa da sottovalutare. Anche l'ordine dei quadri era diverso. No, l'ordine è uguale. Mi confondo con il rebirth allora. Ok, boh, questa è la collezione della Terra, ovviamente io, come ho detto, ce l'ho a casa, l'altra versione non l'ho portata stupidamente, ma non importa. È firmato Capcom. Per chi è nostalgico, si rigiochi a questi bellissimi capitoli, che sono sempre meravigliosi, non ti stancano mai, puoi giocarci tante di quelle volte, tanto non ti puoi annoiare. Tra zombie, tarantole, hunter, cani e wester, scusate, è un capitolo che non potete annoiarvi di sicuro, quindi io lo consiglio tanto. Non si trova più nei normali GameStop, perché ormai... Digli che io ho avuto la botta di culo di trovartelo a te a 1 euro. Il mio primo, il sì. Primo, sì. Il primo, sì. A 95 centesimi. 99 centesimi. 99 centesimi, 1 euro. Sì, lì arrivano cose che non, ancora non capisco, ma non importa. E quindi per trovarli, o avete qualcuno che si vuole liberare nei giochi, o li trovate nei mercatini, o nei comics, o su internet ci sono le offerte, bene o male. Io lo consiglio tanto, spero che vi sia piaciuto questo, questa collezione della Tana, che io sono molto vicina, ovvio non ho mai avuto la possibilità da piccola di averne uno, per cui non mi credete persona che sa giocare solo ai Resident Evil, perché io ho iniziato con Broken Sword da piccola, i giochi della Disney, questi io purtroppo li ho avuti tardi, quindi ve lo consiglio, e spero che vi sia piaciuto il video. Grazie ancora a Mr. X che ci fa vedere queste meraviglie, che è molto geloso. Altre cose nascoste ce l'hai in cantina. Sì, tutt'altro, perciò... Cose che io purtroppo... Non hai ancora visto. No, purtroppo no, infatti. E che non oso neanche a dire. Infatti, chissà cosa avrà. Vi saluto. Queste sono le due versioni, ovviamente ce ne sono tante altre. Sì, beh, quella del Saturn, quella della PlayStation 1 che abbiamo citato in precedenza. Non voglio dire altre cose perché sono delle cazzate, quindi ve la consiglio, grazie per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao!